Ave legionari, nella scorsa puntata abbiamo spazzato via Liguri e Saniti e abbiamo fatto vedere chi comanda a Cartagonova e agli schiavi insorti. Oggi, con l'aiuto della Triade Capitolina, andremo a scontrarci con la Lucania e di nuovo contro le truppe di Annibale. E forse, chissà, forse riusciremo anche ad arrivare a Siracusa. Legionari, state con me, non andate via. A fra poco. Signori, bentornati in una nuova puntata di Rome Total War. Qui è Gallio Giulio Cesare, come avete visto nell'intro, e qui riprenderemo da dove abbiamo lasciato, più o meno. Ora, abbiamo scongiurato un attacco a Napoli con le nostre legioni. L'esercito avversario si è sparpagliato e noi adesso andremo a vedere dove si è cacciato questo esercitaccio maledetto. Eccolo qui, ridotto abbastanza male. E questo è l'altro. Ora andiamo subito a fare la nostra tecnologia. Ok. Questo esercito sta qui a posto. Portiamolo qui vicino. Portiamo vicino anche questo e attacchiamo. Attacchiamo con questo. Ragazzi, non è un atto di codardia, ma più siamo sicuri di mantenere le nostre truppe, più saremo certi di scongiurare un altro attacco da parte dei nemici. Ricordiamoci che qui nelle vicinanze ci sono i brindisini. E comunque c'è anche un'altra parte d'esercito di Cartagonova, il che non è da tenere molto, cioè, sott'occhio. Ok. Ora io andrei subitissimamente verso Cartagonova. Qui comincerei a creare un nuovo esercito. Altre gens. Ok. Lasciamo tutto così qui. Questo qui deve andare verso Ariminum. Sì. Questo lo eliminiamo subito. Minchia. Aspetta un attimo. Magari con la cavalleria è un pochino meglio. Vediamo un po' che succede. Vabbè, la cosa cambia. Vittoria di misura molto alta. A posto. Oh, una bella zaccagnata in gola a tutto quello che ci vuole. Schiavizza i prigionieri. Verso Ariminum, tu. A te. 1, 2, 3, 4. 1, 2, e basta. Mi fa proprio piacere. Perché questo chi è? Allora, sabotaggio militare, fornitura veleno. Bene, hai la saggezza di usare gli agenti di Roma per raggiungere i tuoi obiettivi. Ora, mettiamo il nostro esercito in modalità imboscata. Imboscata. E imboscata anche tu. Un po'. Lo metteremo qui in mezzo magari.
questo è il primo che muore. Che è? Allora, sabotaggio militare, che cazzo? Hanno scoperto la gente, rivolta di schiavi imminente dove? Ho capito, ma che ci posso fare? Posso fare questo. Questo. E il prossimo turno faccio altro. Ecco, ti pareva. Che cavolo. Passiamo, vediamo un po' che succede. Schiavi rivolta, vabbè, l'avevo detto che sicuramente ci sarebbero stati sti schiavi in rivolta. Oh, ci hanno attaccato gli schiavi. 57, prima era di più, vabbè. Dove ci hanno attaccato? A Milano. Ah, ecco perché era a Milano. A Milano non c'era una guarnigione. Uccidi i prigionieri. Ora, mo, andiamo a trovare dove cazzo stanno quella. Quelle due fetenti. Allora, con la nostra regione qui andiamo a Milano. Ecco, vedete quello che dicevo? Allora, questa è la regione con più con meno ordine pubblico, quindi noi andremo a prendere il luogo di incontro ed upgradare su auditorium. Vedete, sulla sinistra dice ordine pubblico per turno 80%, vabbè, ordine pubblico per turno 2 più 2 e 80% di ricchezza derivata dall'intrattenimento. Ora noi facciamo più ordine pubblico che possiamo, perché comunque dobbiamo smobilitare le legioni dal nord Italia. Ora non mi tornano i conti, eccolo. Sabotaggio militare, non posso fare un cazzo, perché? Porca miseria, oh! Uno non lo posso fare. Purtroppo alcune cose mi premono di più. Sabotaggio, fornitore di veleno, distruggi salmeria. Vai. Speriamo bene. Niente, che pareva. Devo comunque prendere un altro recluta, un altro campione, comunque un'altra spia, perché una sola è troppo poco. Fine turno. Partecipa alla guerra contro Tilis. Dammi dei soldi, vediamo quanto mi dai. Basta, 1000 me li dai però. E sono 1000 in più, eh? Oh, hanno riattaccato, ma stavolta hanno trovato la guarnigione che io ho portato. La legione che io ho portato a Medellin. Ora ci potremmo anche divertire, però vabbè. Farò un'altra puntata con un combattimento completo.
Uccidi tutti. Oh, allora. Sovrappopolazione. Chi è che è sovrappopolato? Oh, Caralis. Caralis, Caralis. A Caralis faccio il campo di Marte. Al momento non ho 2000 da spendere. Il campione è scappato di nuovo. È scappato di nuovo, ragazzi. Io non ci credo. Sovversione militare. Assalta pattuglia, vai. Dato che questa sta fuori, conquistiamo Brindisi. È un'ottima cosa. Il tuo agente ha avuto successo. Ora tu vai qua, tu attacchi, resta in attesa, porto i rinforzi in aiuto di Papirio Cursore e Brindisi è conquistata. Ok, vediamo. Qua posso fare qualcosa. Faccio un campo di Marte perché comunque ci serve. Avviciniamo questo qui a Napoli. E non possiamo fare nulla. Promozione assicurata. Ricerca una tecnologia in questo campo, assedio. Va bene, il prossimo. A parte che lo sto ricercando. No. Il prossimo sarà quello. Ora, questo è rimasto fermo. Questo sta rubando. Maledetto. Guardate come scappano. Li odio. E annientiamo i brindisini. Bella prova. E questo, ragazzi, questo è il messaggio che io voglio mettere proprio su un cartello gigantesco. Ho annientato i Lucani. Oh, maledetti, maledetti. Ora, disturbiamo ancora. Disturba. Ah, oh, fallito, porca miseria. Dov'è la spia? Distruggi Salmeria, vai. Bene. Hai la saggezza di usare gli agenti di Roma per raggiungere. Mi ha fatto un cazzo, però. Oh, adesso andiamo a ricercare la tecnologia che ci aveva chiesto prima, cioè nel campo dell'assedio. Andiamo ad incrementare i depositi di munizioni. Ok, andiamo a vedere, c'è un intrigo politico. Decimo Plinio Gemello. Vediamo che dice. Uno dei tuoi magistrati lamenta la mancanza di schiavi nella tua provincia. Crede che un numero maggiore di schiavi potrebbe aiutare a migliorare la produttività delle sue terre e a potenziare l'economia locale. Acquista ancora, falli lavorare di più. Io direi un piccolo investimento contributivo. Io direi falli lavorare di più. Perché comunque ne ho presi tanti. Tanti. Ora, dove cazzo è andato l'esercito? Sta qui. Quindi cominciamo a portare in assedio Cartagonova, ragazzi. Non avendo più il fianco sinistro coperto dai Lucani, possiamo tranquillamente attaccare. Questo non è riuscito. Immaginavo.
Questo però sì. Disturba, assalta pattuglia, dimostrazione di forza. Assalta pattuglia, vai. Ah, vabbè, almeno il costo del tentativo l'hai recuperato. Ora. Ci portiamo qui. Sul confine. E vediamo se riusciamo. Eccolo. Modalità imboscata. Modalità imboscata anche per loro. E anche qua, anche tu. No, tu resti qua. Ok. Possiamo passare, vediamo che succede. Avete visto anche voi quello che ho visto io? Vabbè, sì, no, ma succede quando comunque non sai che fa, fai avanti e indietro. Loro non sapevano che fare, comunque. Hanno voluto fare avanti e indietro. Boh, vabbè. E il matto so io poi. Chi è morto? Non mi di papirio cursore perché... imboscata dovrei vincere io, infatti. Vedete, raga? Questa tecnica dell'imboscata è molto utile perché con il fatto che loro hanno attaccato, io comunque mi ero messo in modalità imboscata. E così facendo, un solo loro esercito può entrare in battaglia invece che due. È rimasto fregato, come ero rimasto fregato io negli scontri addietro. Ora, il nemico non è riuscito a prevedere la tua imboscata. Attacca ora per avvantaggiarti del tuo elemento sorpresa. E attaccheremo subitissimamente subito. Oh. Che succede? Schiavizza. E ritorna indietro. A gambe, con la coda nelle gambe. E tu invece la prendi in quel posto, perché comunque una volta scoperto l'esercito ormai l'imboscata non è più possibile. Però questo esercito è molto meno organizzato del mio. E ovviamente il risultato si vede. Andiamo a vincere con l'84% di forze rimanenti. Anche tu l'hai preso lì. Vai. Lì, questa frusta. Che è successo qui? Vabbè. Allora, adesso attacchiamo. Questo e questo. 2% al morale di tutte le unità. 5% al morale della fanteria da tiro. 2% al morale di tutte le unità. 5% alle abilità offensive. Abilità offensiva corpo a corpo per tutte le unità. Perfetto. Questa qui. Ora, vorrei portare questo. Non mi dica è stato avvelenato. Lui è stato avvelenato, quindi. Ecco perché. No? Una cazzata. Portiamolo vicino questo e faccio attaccare dal nostro cursore papirio. Andiamo a scontrarci con tre eserciti. I due eserciti che vedete e il terzo è la guarnigione che è a guardia di Cosentia. Schiavizza tutti. Oh, il meglio che siete persi. Vabbè, c'è la schermata davanti. Morto pure quello, perfetto. E possiamo andare tranquillamente a prendere Cosentia, perché anche la guarnigione è stata sconfitta. Ok. Perfetto.
vedete? E anche qua ci vorrebbe un cartello che direbbe che dicesse Annibale l'ha preso in quel posto. Vabbè. Ora vediamo un attimo come siamo messi sulla mappa e chi andare ad attaccare. Siracusa è incazzato con noi e dato che comunque è incazzato con noi, andiamo a prendere Siracusa. Ora i Sanniti sono andati non so dove a creare scompiglio, dato che comunque dall'Italia li ho cacciati. Ora andiamo qui, sabotaggio militare, fornitura di veleno, cominciamo a cagare il bozzetto. Ci arriva? Sì che ci arriva. E ovviamente non è riuscito. Guarda, ma mi sarei commosso se ci fosse riuscito, guarda. No, andiamo a dimostrazione, assalta pattuglia, disturba, assalta pattuglia, vai. Prima di cercare un'altra spia non posso. Ah, visto che comunque posso upgradarlo, prima di riprovare lo aumento di livello. Sovversione, raduna gli schiavi. Bene, hai la saggezza di usare gli agenti di Roma per raggiungere i tuoi obiettivi. Direi che è perfetto. Sì, è un'usanza dei popoli africani, fenici, più che altro. Qua? Sono 4, quindi posso tranquillamente... Mi porto tutti al confine con la Sicilia. Partire la guerra contro Pilis. E ci guadagno 1200 denari. Oh, adesso andiamo a vedere come attaccare Siracusa. Attaccheremo Siracusa. Che succede qua? Niente, ho fatto la cazzata, però vabbè. Oh, vediamo subito il nome di tutti i sudditi. Il nome che è sulla bocca di tutti i sudditi. Quinto Lambronio Basso. Tua figlia è incinta. Giura che non è mai stata toccata da un uomo e crede che il bambino sia un dono di Marte. Dio della guerra. E che c'entra Quinto Lambronio Basso? Lambronio, oh, vabbè. Nascondi la verità, tieni il bambino. Non siamo mica spartani, ragazzi. Dichiara guerra a questi maledetti. Dichiara guerra. Il 78%. E anche Siracusa l'abbiamo conquistata. Adesso andiamo a distruggere tutte quelle cellule siracusane che sono in giro per la mappa. In questo caso una cellula sta proprio di fronte a Brindisi e scappa, ovvio, no? È ovvio che scappi. Ora qui come stiamo messi non ho più visto. Siamo arrivati al 4%, però non basta, ragazzi, non basta. Dobbiamo crescere ancora di più. Ci sono rimasti 1.300 e non possiamo fare molto, infatti. Va bene. Allora, vediamo qui, intanto questo lo togliamo, perché già abbiamo campi di Marte sparsi un po' ovunque per tutta la Sicilia.
Questo lo togliamo anche. Va bene. Possiamo passare. Prima di aver upgradato un esercito. Questo qui, vai. Ah, signori, io... il mio obiettivo l'ho portato a termine. In questa puntata non credo di poter fare di più. Avrei voluto attaccare Cartagine, ma comunque per adesso devo un attimo sistemare al meglio la questione dell'ordine pubblico. Quindi noi ci rivediamo alla prossima puntata con la promessa che porterò l'attacco a Cartagine. E mi raccomando, spolliciate questo video, iscrivetevi al mio canale, è molto importante per me. E scusate per i momenti di imbarazzo, ma comunque sono sempre i primi video. Niente, ci salutiamo qui e ci rivediamo al prossimo video. Ragazzi, vi saluto. Qui Gallio Giulio Cesare. Ricordate, alle Jagdtest. Ciao a tutti ragazzi.